L'ho detto e lo ripeto, forse una delle maggiori problematicità della nuova serie televisiva di Amazon, Il Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere, sta proprio nelle pettinature degli elfi. Elrond e Celebrimbor, coi capelli corti, pieni di gel, che restano sempre uguali a se stessi anche dopo un viaggio in montagna, oppure Finrod, che nonostante dal punto di vista estetico sia un momentino più appagante degli altri due, ha comunque i capelli che sembrano quelli di Capitan America. Alla fine l'unico vero elfo con i suoi capelli fluenti che rispettano il canone tolkieniano è l'alto re dei Noldor, Gil-galad, il sovrano dell'Lindon. Questo particolare sui capelli è molto interessante perché fa parte integrante dell'estetica tolkieniana. Non solo perché Peter Jackson, nella sua trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, ha dato una certa immagine degli elfi e li ha fatti tutti coi capelli lunghi e biondi. Non tutti, perché anche Elrond abbiamo visto che ha i capelli lunghi ma neri. Quanto perché Tolkien stesso si è occupato del problema e ne ha parlato diffusamente, soprattutto all'interno dell'ultimo libro, The Nature of Middle-earth, di cui la parte dei capelli costituisce un capitolo apposito. C'è da sottolineare che gli elfi hanno delle caratteristiche fenotipiche ben precise, che sono poco soggette al cambiamento, perché si tratta di esseri praticamente immortali, che durano migliaia di anni e che quindi sono poco propensi a cambiare il loro aspetto e le loro caratteristiche. Insomma, gli elfi sono quindi estremamente refrattari a tutti quei cambiamenti e alle evoluzioni biologiche che invece interessano le altre razze. In questo capitolo, Capelli, del Nature of Middle-earth, si parla proprio di Gil-galad, l'alto re dei Noldor, che viene descritto in possesso di una capigliatura lunga e fluente, e dal colore argento stellato, perfettamente in linea con quello che è il suo nome, Gil-galad, che significa stella di radianza. E grazie a questo particolare noi scopriamo che nell'evoluzione del pensiero di Tolkien, Gil-galad è quindi il figlio di Orodreth, il re del Nargothrond. All'interno del Legendarium, Gil-galad ha diverse paternità. Ma in questo caso è figlio di Orodreth, che è anche padre di Finduilas, la fanciulla elfica che è innamorata di Túrin Turambar. Quindi Gil-galad è il fratello di Finduilas. Infatti la nonna paterna di Orodreth era Eärwen, la fanciulla cigno di Alqualondë, dai capelli d'argento. E quindi Gil-galad ha ereditato questa caratteristica tipica della sua bisnonna. E Tolkien poi ha descritto anche i capelli di altri famosi elfi, come per esempio i capelli di Ingwe, il sovrano dei Vanyar, che dice Tolkien erano biondi e riccioluti, mentre quelli di Finwë, il re dei Noldor, erano neri corvini. I Noldor in genere sono tutti con i capelli neri. Anche Feanor, che è un Noldor, aveva i capelli neri e così anche suo fratello Fingolfin. Quindi tutte le rappresentazioni che vediamo con Fingolfin che affronta Morgoth ma ha i capelli o biondi o bianchi sono sbagliate. Miriel, madre di Feanor, aveva i capelli grigio scuro, mentre Olwë, il sovrano dei Teleri, che è anche il fratello di Thingol, il re del Doriath, aveva i capelli pallidi, quasi bianchi. I Vanyar, invece, hanno tutti i capelli biondi, giallo del colore dell'oro. E questa era considerata una bella caratteristica da parte dei Noldor, che amavano molto l'oro, e i quali invece non avevano i capelli d'oro, ma come abbiamo visto ce li avevano neri. A volte però, per via dei matrimoni tra diverse stirpi di elfi, come tra i Vanyar e i Noldor, poteva capitare che anche i Noldor avessero i capelli biondi. In particolare nel caso di Finarfin e dei suoi figli Galadriel e Finrod, che infatti hanno i capelli color dell'oro. Questo per via del fatto che Finarfin si è risposato con una appartenente alla stirpe dei Vanyar, Indis. Un'eccezione all'interno dei Noldor è costituita da Nerdanel, che è la moglie di Feanor, che ha i capelli rossi.
È figlia di Matan, anch'egli dai capelli rossi, e madre di altri personaggi molto famosi in quanto figli di Fëanor, come Maedhros, Amras e Amrod, che sono tutti descritti come aventi dei capelli di colore ramato, che addirittura designano la stirpe di Nerdanel, tanto sono particolari. Ma poi, per passare a quegli elfi che non hanno mai abbandonato la Terra di Mezzo, comunque il Beleriand, e sono rimasti lì, come per esempio una parte dei Teleri, che poi gli elfi esiliati da Valinor trovano nel Beleriand e chiamano con il nome di Sindar, cioè gli elfi grigi, noi vediamo che questi elfi hanno effettivamente anche i capelli grigi. Elue stesso, che dopo diventa Thingol, così come noi lo conosciamo, aveva i capelli grigi argento, anche se questo sembra non essere un tratto fondamentale dei Sindar, dal momento che riguarda solo gli appartenenti al suo lignaggio, comunque quelli più vicini a lui per parentela, come per esempio il famoso elfo Círdan. Anche i Sindar fondamentalmente hanno i capelli scuri, hanno i capelli neri come i Noldor. E possono facilmente essere confusi con loro dal punto di vista dell'aspetto fisico. L'unica cosa che li differenzia è che loro non sono stati a Valinor, non sono stati nelle Terre Immortali, e quindi se dal punto di vista dell'aspetto fisico esteriore dei capelli possono ricordare dei Noldor, in realtà non sono dei Noldor e si vede perché non hanno la luce degli alberi e la luce delle Terre Immortali negli occhi. Noi sappiamo che tutti gli elfi che sono stati a Valinor e hanno visto la luce degli alberi portano una prova, un segno di questa luce negli occhi. E per questo spesso sono chiamati addirittura occhi di fiamma, perché questa loro caratteristica è in grado di colpire gli elfi che invece non hanno mai lasciato la Terra di Mezzo, il Beleriand, per andare nelle Terre Immortali. E uno di questi Sindar, uno di questi elfi della corte di Re Thingol, è Beleg Cutalion, cioè Beleg Arcoforte, che sembra, dalle intenzioni di Tolkien, condividere questo aspetto generico abbastanza simile ai Noldor. Infatti noi vediamo che Beleg ha i capelli scuri. Addirittura c'è un disegno di Tolkien che rappresenta Beleg con i capelli scuri e addirittura un accenno di barbetta, un particolare molto interessante. E questo sembra confermare la descrizione che Tolkien fa dei Sindar all'interno della History of Middle-earth. Sono alti, flessuosi e dai capelli lunghi e scuri, neri o al massimo grigi. La chioma di Beleg è lunga e fluente e conferma l'abitudine degli Eldarin di portare i capelli lunghi anche nel caso dei maschi. La barbetta sul mento è un particolare interessante e importante perché potrebbe fare luce addirittura sull'età di Beleg, di cui in realtà noi non sappiamo niente, non sappiamo nulla della sua vita privata, da dove venga, da dove derivi, però noi possiamo arguire che Beleg sia un personaggio molto vecchio, che risalga addirittura agli anni degli alberi, anche se non nato a Valinor, ma nato proprio nella Terra di Mezzo, non nel Beleriand, e quindi negli occhi non ha la luce che deriva dagli alberi di Valinor. Sempre dalla Nature of Middle-earth noi sappiamo che la barba spuntava agli elfi solo entrati nel loro terzo ciclo di vita, all'età di 21.200 anni. Per questo nella Terra di Mezzo non ci sono elfi barbuti, perché la barba spunta solo quando sono molto vecchi, come nel caso di Círdan il carpentiere, che non a caso è un Sindar e ci viene descritto proprio con la barba. Anche la famosa Lúthien Tinúviel, l'innamorata di Beren, aveva i capelli neri, è una delle rappresentazioni più iconiche degli elfi, quella di Lúthien, che viene sempre rappresentata con i capelli lunghissimi, anche se è bene dire che Lúthien si fa crescere i capelli per riuscire a fuggire dalla sua prigionia. È infatti stata rinchiusa dal padre Thingol, che non vuole che si allontani dal suo reame, e invece Lúthien scappa. E con i suoi capelli che taglia, crea un manto magico dal potentissimo potere soporifero. Se si va a vedere cosa dice Tolkien all'interno dell'Ai di Lethian, scopriamo che proprio in questa occasione Lúthien si taglia i capelli fin sopra le orecchie e ci vuole del tempo perché i capelli le possano ricrescere.
Ritroviamo Lúthien un anno dopo della sua fuga dal Doriath, quando si trova a fronteggiare direttamente Morgoth, il Signore Oscuro. In questo caso i capelli le sono cresciuti, ma non così tanto, le arrivano giusto sotto le spalle. Quindi fondamentalmente bisogna diffidare di tutte le rappresentazioni che ci mostrano una Lúthien dai capelli dalla lunghezza chilometrica. Particolari questi affascinanti che illuminano la capacità di Tolkien di andare a fondo e descrivere nel minimo dettaglio tutti i personaggi da lui creati, in questo caso gli elfi e le loro diverse razze, le loro diverse stirpi, che si differenziano per il colore dei capelli e di altri piccoli particolari caratteristici che siamo invitati a considerare quando li prendiamo in esame.